sti cinque fighi, adesso qua cinque fighi che stanno, se andai è un bordello unico. Where are you going tomorrow? Where? Hawaii. Hawaii. Salve a tutti, in questo sabato siamo a Sendai, un casino di ragazze tutte quante eccitate, questi cinque idol sono arrivati in città. Comunque, direzione da comprare, devo coprire i tatuaggi, domani andiamo a Hawaii, è una località che sta nella prefettura di Fukushima. Cioè non siamo sicuri se mi fanno entrare quei tatuaggi, cioè devo comprare qualcosa per coprirli, eventualmente mi rompono le scatole. Quelli sono i due tatuaggi che ho, non sono grandissimi, ma danno un po' di noia qua in Giappone, perché personalmente, per quello che riguarda sempre questi 6 mesi che vivo qua in Giappone, molte persone nella metro, quando prendo il treno, quando cammino, guardano, soprattutto persone anziane, giapponesi anziani. Qualcuno mi ha chiesto cosa volevano dire, perché l'altro è in lingua cinese, alla fine non vuol dire niente, non hanno confermato, non vuol dire totalmente niente, è solo in il suono della pronuncia è simile al mio nome, l'ho fatto 11 anni fa al mio paese. Personalmente ritengo il Giappone sia leggermente chiuso su questo punto di vista, perché ok sì che c'è una storia, ma quella che sia non lo so. Non sono una persona che ha studiato questo tipo di cosa, però a modo d'oggi ho notato molti giapponesi della nuova generazione che fanno tatuaggi, piccoli, niente di così di grande, ma cominciano a cambiare idea, perché il tatuaggio alla fine non discrimina una persona, non dimostra il fatto che sia pericolosa o meno. Proprio nei giapponesi ancora questa cosa è radicata, è veramente forte. Il fatto di essere giudicati nel male solo per semplice fatto di avere un tatuaggio. Il sito non, in lingua inglese non dà nessuna spiegazione riguardo ai tatuaggi, non dice niente di negativo, discriminatorio ai tatuaggi. Cioè, supponiamo il fatto che, essendo che è una zona turistica, sia più riferito ai giapponesi il fatto di non entrare con i tatuaggi, no con gli stranieri, perché la gente di stranieri inteso no solo io che sono europeo, ma i cinesi inteso. Vietnamiti, coreani, soprattutto coreani, cioè gente loro hanno diversa cultura, alcuni coreani avranno anche tatuaggi, cioè non limitano l'ingresso agli stranieri, ai turisti che portano i soldi, ma forse saranno più tra virgolette discriminatori riguardando i giapponesi stessi. Poi dipende sempre da quanti tatuaggi si hanno e se si è coperti, allora che possa creare comunque un po' di fastidio. Peccato uno che mi ha chiesto: ma di dove sei? Dove non sei? Mi ha detto benvenuto in Giappone, mi ha stretta la mano. Non tutti i giapponesi, tra virgolette, odiano gli stranieri, non